La solidarietà è stata protagonista assoluta domenica scorsa in Valdarno. Terra Nuova e San Giovanni hanno ospitato le nuove edizioni dei mercatini dei ragazzi del Calcit. Il ricavato dell'intera giornata è stato devoluto a sostenere il progetto dell'assistenza domiciliare denominato Progetto Scudo. Per noi è una giornata particolare in considerazione del fatto che sono 25 anni che la nostra associazione viva nel nostro territorio del Valdarno. E quindi siamo nel pieno anniversario della nostra associazione e soprattutto anche questi mercatini per noi è la linfa della nostra associazione, perché il Calcit è nato proprio dai mercatini dei ragazzi e quindi averli ancora qui così, diciamo, belli attivi, presenti, così entusiasti, per noi è veramente importante. Qual è il progetto quest'anno su cui puntate molto? Il progetto su cui puntiamo è la prevenzione, ci stiamo concentrando proprio per fare operazioni mirate sulla prevenzione, anche se la giornata di oggi, ricordo, come tutti i mercatini, è legata al progetto Scudo. L'incasso sarà devoluto interamente a questo progetto, che per noi è importante perché ha un costo di 130.000 euro l'anno, e questo progetto, che è l'assistenza domiciliare ai malati affetti da patologia oncologica cronica, è un sostegno importante perché integriamo il servizio della USL con medici, un medico e delle infermiere, quindi il servizio viene offerto 365 giorni l'anno, 24 ore su 24. Il progetto Scudo è un progetto fondamentale per poter assistere nel miglior dei modi, diciamo in maniera da vicino i malati, no? Insomma, i malati oncologici. Quest'anno nel nostro mercatino del Calcit abbiamo anche l'aiuto delle scuole, quindi di Terra Nuova, che hanno contribuito con delle oggettistiche varie, hanno fatto dei vasini con dei germogli, hanno fatto delle oggettistiche in pasta di sale, perché è fondamentale anche sensibilizzare già da, diciamo, da bambini, ecco, a questa. E riguardo al progetto Scudo, appunto, come dicevamo prima, è un obiettivo che noi vorremmo, è già attivo da tempo, ma vorremmo mantenerlo, perché poter non ospedalizzare i nostri malati è una cosa fondamentale, avere un'assistenza domiciliare, specialmente per i malati, ecco, che hanno difficoltà a uscire di casa, penso che sia una cosa ottimale, insomma. Sulla nostra emittente nei prossimi giorni andranno in onda due speciali che racconteranno attraverso le parole dei ragazzi delle scuole l'intera giornata.